Michael De Marchi, è arrivata questa vittoria, una vittoria importante per la classifica, per il morale, per allungare la serie positiva e per presentarsi alla gara di mercoledì ad Ancona nel migliore dei modi. Direi, sono d'accordo con te, tra terza vittoria consecutiva e vogliamo chiudere al meglio prima della pausa con Ancona, ma mercoledì. Una partita che ha vissuto di emozioni, soprattutto nella ripresa dopo il gol di Ferrari. Avete avuto le occasioni per chiudere questa partita, siete stati un po' precipitosi, un po' sfortunati, però c'è stata una risposta importante della squadra anche in un momento non semplice della gara. Certo, è vero, sono d'accordo. Si è aperta la gara dopo il gol di Franco e sono dispiaciuto perché ho avuto anch'io 2 volte la palla del 2-0 sui piedi. Questo è un periodo che non è periodo, dai, diciamo, però felicissimo, felicissimo per questi 3 punti. Torniamo super carichi, entusiasti per, ripeto, chiudere prima della pausa benissimo. E relax di questa partita, vi ho detto la vigilia, se segno non esulto, sei andato vicino al gol. Sì, beh, è stato una bella emozione giocare qui, un bellissimo ricordo, come dico sempre, di questa piazza, di questa società. E quindi peccato per il gol, peccato veramente, rosico un po' per questo, però dai, testa alla prossima, continuiamo a lavorare, sono sicuro che arriverà, tornerà anche il gol anche per me, dai. Avete festeggiato con i tifosi al 91esimo, insomma, pian piano state riconquistando la tifoseria più calda, la parte più generosa della tifoseria biancazzurra. Beh, chiaro, chiaro, sicuramente le vittorie stanno portando anche questo ai tifosi più contenti, e noi non vogliamo far altro che continuare a percorrere questa strada, insomma, sia per noi, anche per la piazza, soprattutto per la piazza e per i tifosi. Mercoledì ci sarà il derby di Ancona, poi la sosta e anche il mercato. De Marchi resterà a Pescara, vuole restare a Pescara. Certo, io mai detto il contrario, trovo benissimo a Pescara, voglio cercare di lavorare e tornare a far bene, che per me non è un periodo positivissimo, ma per la squadra lo è, stiamo tornando a fare punti, quindi quanto riguarda l'ultima partita ci presentiamo carichi, come ho appena detto, per andare a cercare di chiudere benissimo questa fase.